Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti a voi e diamo il benvenuto anche ai vostri ragazzi che sono collegati in diretta su YouTube. Non è un evento che ci capita spesso, quindi benvenuti anche ai vostri ragazzi. Oggi parliamo insieme a Dario Menasce e a Luca Balletti di qual è il ruolo della fisica per interpretare i fenomeni e comprendere la realtà, con anche qualche rimando alla realtà proprio odierna. Prima di partire vi faccio qualche raccomandazione di tipo tecnico e poi passo la parola ai nostri relatori. Ecco qua, le nostre raccomandazioni sono come sempre quattro. La prima è quella di trovare un posto tranquillo, informare le persone che avete vicino che sarete impegnati per la prossima ora e mezza. La seconda è quella di tenere a portata di mano quello che vi può servire, anche se, come sempre, anche oggi il professor Menasce ci ha dato la possibilità poi di lasciarvi, le sue slide e poi vi lasceremo, come sempre, il registrato disponibile, quindi non sarà necessario prendere chissà quale mole di appunti. La terza, a meno che non ve l'abbiano chiesto i vostri docenti, questo per i ragazzi. La terza cosa riguarda la tecnologia, quindi avere delle cuffiette o degli auricolari che vi permettano di isolarvi un pochino dall'ambiente circostante e una buona connessione internet sicuramente miglioreranno la qualità dell'esperienza. E la quarta raccomandazione, che è quella che teniamo per ultima, perché è quella a cui teniamo maggiormente, è appunto la vostra partecipazione. Quindi potete ascoltare quello che i nostri relatori hanno da raccontarci oggi, ma anche fare domande e per questo i vostri docenti saranno insomma un po' i vostri portavoce, quindi potete utilizzare le modalità che vi hanno indicato loro per confrontarvi e poi saranno loro a passare nella sezione domande del webinar dei docenti, quindi cliccando sul bottone tondo con il punto di domanda che loro trovano nell'interfaccia nel lato destro, potranno passare appunto le domande ai nostri relatori che vi risponderanno in diretta nella parte finale del webinar. Come sempre, appunto, come dicevamo prima, il registrato sarà disponibile sia per i ragazzi sul canale di Idea Scuola che per i docenti con le classiche modalità e quindi potete eventualmente, se avete dei colleghi o delle altre classi che possono essere interessati insomma all'argomento, potete invitarli a cercare il registrato. Veniamo a noi. Abbiamo già detto, ruolo della scienza per interpretare i fenomeni e comprendere la realtà. Oggi con noi c'è il professor Dario Menasce, che è un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e che però viene introdotto da Luca Balletti del CNR, che invece è un matematico, appunto si occupa anche lui di divulgazione scientifica, che ci introduce appunto il relatore di oggi. Quindi io passo la parola a loro e vi aspetto poi dopo per la parte finale del webinar. Luca? Grazie Sara, eccomi. Grazie Sara, buongiorno a tutti gli studenti e a tutti i professori che sono collegati con noi questa mattina. Io, appunto, come ha detto Sara, sono un matematico e lavoro per il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Non sono un ricercatore, lavoro per l'unità comunicazioni e relazioni con il pubblico e in particolare mi occupo proprio di rapporti con le scuole. Ho la fortuna di lavorare a stretto contatto con i professori e soprattutto con tanti studenti. E negli incontri che capita di fare con gli studenti, quando racconto del mio lavoro per un ente pubblico di ricerca, due domande che arrivano spesso sono: perché spendere soldi pubblici per la ricerca, soprattutto per la ricerca di base, come quella in matematica, in fisica, in chimica? E un'altra domanda che arriva spesso, ancora più generica, è: ma cosa serve fare ricerca scientifica? Una risposta molto parziale, ma molto importante per noi, arriva in questo particolare momento storico, perché la pandemia di Covid-19 ha evidenziato l'importanza della scienza e dei ricercatori, le cui competenze in questo momento sono richieste dai governi e dalle istituzioni. Si sente spesso parlare dei tecnici, degli scienziati. Sappiamo che di certo sono fondamentali in questo momento i medici, i virologi e gli epidemiologi, ma fisici ci aiutano perché forniscono strumenti per analizzare la diffusione dell'epidemia. Provano quindi a interpretare i dati che vengono forniti ogni giorno e a supportarci, diciamo, con la creazione di tabelle, eventualmente anche previsioni. Soprattutto i fisici, visto che questa mattina
stiamo per ascoltare proprio Dario, che è un fisico. I fisici sono abituati a trattare delle mole enormi di dati e proprio grazie a questo tipo di competenze è stato creato all'interno di un altro ente pubblico di ricerca, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per cui lavora Dario, un gruppo di lavoro dedicato all'interpretazione dei dati dell'epidemia in Italia, dati che ci vengono forniti ogni giorno dalla Protezione Civile. È nato quindi un sito web e un progetto che si chiama COVID Stat INFN, di cui Dario è responsabile. Se siete curiosi potete andare a vedere e cercare il sito che è covid19.infn.it. Quindi direi che posso salutare Dario, che è appunto un fisico delle particelle per l'INFN e lavora al CERN di Ginevra. Buongiorno Dario. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando. Eccoci. Ti faccio subito due domande prima di iniziare il tuo racconto. Prima di tutto, perché dei fisici delle particelle che lavorano al CERN possono dare il loro contributo anche in questo campo così apparentemente distante dalla fisica? Beh, innanzitutto la parola giusta è contributo, perché noi non siamo virologi, non abbiamo competenze specifiche in virologia e né nel prendere decisioni di tipo politico, organizzativo o amministrativo, chiaramente. Quello che noi sappiamo fare, come hai detto tu, da tempo è analizzare dei dati con metodi statistici. Abbiamo a disposizione delle infrastrutture di calcolo opportune per fare questo, quindi abbiamo pensato di dare il nostro contributo in questa direzione. Noi in realtà nel nostro sito non vogliamo dare interpretazioni dei dati correnti, vogliamo semplicemente dare a disposizione di altre comunità scientifiche, di altre discipline, gli stessi dati manipolati in modo da renderli facilmente gestibili per fare analisi e quindi dare un contributo, diciamo così, di open science, rendere pubblici dati che già lo sono, perché la Protezione Civile li fornisce, ma la nostra capacità di manipolarli in un certo caso è superiore a quella di altri, non perché siamo più bravi, ma perché è il nostro mestiere. Ok, grazie Dario. Tu Dario probabilmente sei conosciuto al pubblico per due libri divulgativi che hai scritto, due libri che tra l'altro sono indicati anche per gli studenti, uno sul bosone di Higgs e uno sulle onde gravitazionali. Però principalmente tu non sei un divulgatore scientifico, un comunicatore scientifico, ma sei un ricercatore, uno scienziato, come si dice. E quindi prima di iniziare questo viaggio ci puoi raccontare come si diventa scienziati? Lo si diventa perché in qualche modo secondo me lo si nasce. Io da quando ricordo, da bambino piccolo, ero affascinato dalla parola scienza. Mi piaceva qualunque cosa avesse un'attinenza con questo. Non saprei dire perché. Ripeto, io non sono più intelligente degli altri, a scuola non ero particolarmente più bravo degli altri. Avevo semplicemente questa fiamma dentro, questa voglia di capire, ero curioso. E infatti tuttora io, negli studenti, la prima cosa che guardo quando arrivano non è il loro curriculum. Io gli faccio domande e guardo i loro occhi. Se sono accesi dalla fiamma della curiosità, se hanno curiosità, per me sono buoni candidati a lavorare con me. Se non ce l'hanno, possono avere anche tutti i 30 lode, non mi importa più di tanto. Quindi io lo sono diventato perché pian piano al liceo, da un professore di lettere che era molto bravo, mi ha affascinato, la professoressa di matematica non lo era, però lo stesso la matematica e la fisica mi piacevano. Non saprei dire perché e per come, ma è questa stata la porta d'ingresso. E la porta d'ingresso per il tuo lavoro al CERN, uno dei più grandi laboratori di ricerca al mondo. E sarà proprio il nostro punto d'arrivo della storia che sta per raccontarci Dario. Quello di Dario sarà un viaggio che durerà all'incirca un'ora. Alla fine di questa ora ci sarà una ventina di minuti dedicati alle domande. Quindi, come ha già spiegato Sara, gli studenti possono fare le domande ai professori, i professori ce le fanno attraverso GoToWebinar. Alla conclusione del viaggio proveremo a selezionare alcune domande e Dario risponderà. Il nostro viaggio sarà piuttosto lungo e molto appassionante. Chiedo a Sara se ci può mettere la timeline, che eccola, che sarà presente durante il viaggio. Vedete che ci sono delle tappe, c'è una tappa
nell'antica Grecia con alcuni grandi pensatori dell'antichità come Empedocle, Anassimandro, Platone. Poi ci sposteremo nel 1800 in Russia con Mendeleev, nel 1900 nel Regno Unito con Thomson e Rutherford e infine torneremo al confine tra la Svizzera e la Francia al CERN di Ginevra. Il nostro viaggio, o meglio il viaggio che ci racconta Dario, inizia però in Italia, in alcune notti del gennaio del 1610. Quindi lascio la parola a Dario e buon viaggio a tutti. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi vi parlerò del ruolo della scienza per interpretare i fenomeni e aiutarci a comprendere la realtà, soprattutto in questo periodo particolare di pandemia in cui ci si pongono tante tante domande. Ora, la realtà è qualcosa di complesso. Per esempio, tutti noi la sera svolgiamo lo sguardo verso il cielo, lo facevano anche gli antichi, ed era difficile per gli antichi, ma anche per molti di noi, farsi un'idea di cosa siano i puntini luminosi nel cielo. In modo molto ingenuo si potrebbe pensare che siano delle lampadine come quella che tiene in mano questa persona. Il arrivare a capire cosa sono le stelle, che distanza sono da noi e come funzionano ha richiesto un grosso salto concettuale da parte dell'uomo, una grande capacità di comprendere la natura in modo diverso da come essa ci appare, perché la natura ci appare spesso in modo diverso da come lei realmente è. E il come lei realmente è forse non lo sapremo mai, però possiamo cercare di avvicinarci a questa comprensione. Potrei cominciare questo tema a svolgere il tema in modo rigoroso e pedante, affermando per esempio che per scienza si intende un sistema di conoscenze ottenute attraverso un'attività di ricerca prevalentemente organizzata con procedimenti metodici rigorosi, coniugando la sperimentazione con ragionamenti logici condotti a partire da un insieme di assiomi tipici delle scienze formali. Potrei anche condire questa cosa con delle belle equazioni e in questo modo, fine della presentazione, grazie, avrei perso probabilmente tutto l'uditorio, che non è la cosa che vogliamo fare, naturalmente. Preferisco invece allora affidarmi all'emozione, alla storia e in particolare al lato umano connesso alle cose di scienza, perché noi siamo esseri umani e prima ancora della scienza rimaniamo colpiti dagli aspetti umani. E tutti abbiamo qualche ricordo di scuola su Galileo Galilei. Ma pochi hanno forse potuto apprezzarne il valore e la brillantezza intellettuale alla luce di dove siamo giunti noi oggi, proprio grazie al suo lavoro. E qui vedete una immagine di Galileo Galilei abbastanza ancora giovane. Alla fine del 1609, Galileo costruisce un piccolo telescopio. Lo fa con le sue stesse mani, affascinato dalle lenti che giungevano dall'Olanda e di cui lui era particolarmente avido e curioso. In sole tre notti, grazie a quello che per noi oggi è meno potente di un cannocchiale per bambini, rade al suolo più di 2000 anni di storia della conoscenza umana, capovolgendone e per sempre e totalmente il punto di vista, che è quello che abbiamo ereditato oggi noi moderni. In quella fredda sera di gennaio, Galileo quindi puntò il suo telescopio verso il cielo stellato. L'avessi avuto tra le mani io, probabilmente l'avrei puntato a qualche altra parte, non essendo io un genio. E iniziò a prendere appunti su ciò che vide, assolutamente meravigliato, anzi direi totalmente sbalordito da quel che vedeva. Quello che vi faccio vedere qui è il brogliaccio di Galileo, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, ed è assolutamente il testo sul quale, il suo quaderno di lavoro, sul quale lui scriveva in modo del tutto informale ciò che faceva, prendeva appunti. Non ha mai pubblicato questo testo come libro, l'ha poi mandato come lettera a un suo conoscente. E noi siamo venuti a conoscenza di questo grazie a ciò. Vi traduco, vi scrivo qui il testo che è abbastanza illeggibile. Galileo scrive: AD 7 di gennaio 1610, Giove si vedeva col cannone, il cannone per lui era il cannocchiale, con tre stelle fisse così, delle quali senza il cannone niuna si vedeva. Quindi Giove lo conosceva già, si vede a occhio nudo, Giove era già noto agli antichi. Quindi le tre stelline di cui lui parla sono queste tre stelle che si vedono qui ai lati di Giove. E sono quelle indicate coi cerchiolini rotondi. Già qui c'è una grandissima rivoluzione.
Prima di quel momento si riteneva non ci fosse nulla di nuovo da scoprire. Il mondo si pensava di sapere esattamente come fosse organizzato, o perlomeno quello celeste. Ce lo raccontava Tolomeo, il sistema tolemaico, ce lo diceva Aristotele come era fatto il mondo, tanto che per 2000 anni si diceva ipse dixit, ha già capito tutto lui, cosa c'è bisogno di scoprire, non c'è nulla da scoprire. Galileo scopre, costruendosi un cannocchiale, che no, ci sono tre stelle che nessuno aveva mai visto. Il cielo non è come pensiamo noi, c'è qualcosa in più. Quindi non solo, senza strumenti non si poteva neppure pensare di osservare il cielo, lo si osservava con gli occhi, ma gli occhi, era evidente a quel punto a Galileo, non erano sufficienti a indagare la natura, a vederla. Non dico a comprenderla ancora, ma a vederla perlomeno. Secondo giorno, a D8 appariva così. Era dunque diretto e non retrogrado, come pongono i calcolatori. I calcolatori sono coloro che, senza volgere gli occhi al cielo, fanno semplicemente calcoli su quello che qualcun altro ha osservato per loro. E retrogrado significa sostanzialmente, lo vedremo più avanti, che non segue le traiettorie tipiche di alcuni pianeti che erano noti. Cioè i tre puntini, che il giorno prima erano due ai lato sinistro di Giove e uno al lato destro, adesso sono tutti e tre dal lato destro. È passato solo un giorno e già il cielo si è modificato davanti ai suoi occhi. Seconda rivoluzione. Galileo si rende conto che i satelliti si muovono come se fossero, per Giove, apparentemente, ciò che è la Luna è per la Terra. Le stelle non si muovono dunque tutte attorno al nostro pianeta. Qualcuna si permette di farlo attorno a Giove. Insomma, in questo modo Galileo, già al secondo giorno di osservazione, rompe il perfettissimo orologio tolemaico, che diceva che il cielo era il luogo dell'immutolti, i cinque pianeti, era il luogo dell'immutabilità eterna, nulla in cielo si muove. Come no? Basta guardare e si scopre che ci sono tre stelle che fanno le vagabonde intorno a un'altra stella, Giove. Terzo giorno, a D9, funugolo. E qui siamo alla poesia sublime, qui si vede come la scienza si mescola alla letteratura e alla poesia. La delusione profonda di un uomo che i primi due giorni si rende conto di star sconvolgendo il mondo per come lo si conosceva fino allora. Non può fare osservazioni, e questo come sperimentale mi è molto chiaro il dilemma e il dramma di prenotare una presa dati a un acceleratore o a un telescopio e scoprire che è l'unico giorno che mi viene concesso in un anno è nuvolo e non si possono prendere dati. Per uno scienziato è un dramma. Quarto giorno, a D10, si vedeva così. Ciò è congiunto con la più occidentale, sì che la occultava per quanto si può credere. Traduciamo questo linguaggio un po' oscuro e che cosa si capisce? Che Galileo si accorge che due delle stelle sono tornate dall'altra parte di Giove e una non si vede più, è scomparsa. E qui capisce la tridimensionalità di quello che osserva, perché si rende conto che queste stelle, queste tre stelline, devono aver ruotato intorno a Giove, quindi si devono essere prima avvicinate a noi, poi fanno un giro e sono passate dietro. Una di loro viene colta nel momento in cui è dietro Giove, e quindi capisce che il fatto che sia scomparsa non è che è sparita dall'universo, è semplicemente dietro Giove. Ma questa è una rivoluzione pazzesca, cioè si rende pienamente conto del moto circolare attorno a Giove. Non ci sono quindi sfere celesti di cristallo in cui sono incastonate le stelle, come diceva Tolomeo. Gli antichi pensavano che le stelle fossero incastonate in sfere di cristallo, quindi ogni sfera doveva stare una dentro l'altra, prima quelle dei pianeti più interni, poi i pianeti più esterni e finalmente ci sono le stelle. Quella è l'ultima sfera di cristallo. Se queste tre stelline sono riuscite ad andare davanti a Giove e poi dietro, hanno attraversato questa sfera di cristallo, ma questo non è possibile. Quindi non esiste una sfera di cristallo e quindi l'universo non è per nulla come ce lo si figurava. Anzi, non tutti i puntini sono stelle. E qui in questa comprensione brilla il concetto di eclisse, cioè lui ha capito che quello che stava osservando era un'eclisse. Questa cosa ci fa capire che cosa? Che Galileo non era solo un eccezionale sperimentale, aveva anche grandissime capacità di astrazione teorica. Cioè, non soltanto si limitava a guardare, era anche in grado di capire quello che guardava, cioè di costruirci una teoria. Si propose quindi, basandosi sugli studi di Copernico e di Keplero, di spiegare come mai Marte, Giove e Saturno si comportassero nel cielo in maniera così diversa da Mercurio e Venere. I pianeti ruotano, si muovono nel cielo, un po' come una ballerina. E se una ballerina si comportasse in modo completamente diverso dalle altre ballerine del suo gruppo, quantomeno ci chiederemmo perché. Che cosa si osservava nell'antichità? Questa è una visione del cielo, queste sono le Pleiadi. E che cosa succede? Succede che se uno osservasse
il cielo notte dopo notte, in una singola notte il pianeta lo vedrebbe sostanzialmente fisso, perché Marte si muove molto lentamente nel cielo. Però si vedrebbe questa strana traiettoria, si vede che Marte va avanti, poi torna indietro, poi torna indietro di nuovo, quindi fa un percorso veramente molto strano da capire. Questo percorso lo si vede qui. Ogni puntino è un giorno della settimana, quindi giorno dopo giorno Marte si muove. Ma si muove in una maniera incomprensibile. Perché lui il 20 di dicembre del 2009 a un certo punto ha invertito la direzione e poi il 3 l'ha invertita di nuovo? A cosa è dovuta questa inversione? Perché è retrogrado questo moto? Galileo allora si chiese come sarebbe apparso questo fenomeno, cioè Marte visto dalla Terra, ma se fosse stato osservato da un altro punto di vista, cioè con altri occhi. Galileo quindi pone l'ipotesi che non sia la Terra al centro dell'universo, ma sia il Sole, e che quindi la Terra possa ruotare intorno al Sole. Lui all'inizio la pone come pura ipotesi di lavoro, quindi lui si confronta con la realtà, la osserva, ma poi cerca di capire se le sue idee su questa realtà sono confermate da come la realtà si comporta o meno. E a questo punto, se la Terra ruota attorno al Sole, probabilmente anche Marte lo fa. E siccome Marte è più lontano, ruoterà più lentamente intorno al Sole. Come vedremo Marte dalla Terra in una certa serata? Beh, lo vedremo come noi quando guardiamo un nostro amico che sullo sfondo c'è il campanile del paese, vediamo la sua posizione in una certa posizione rispetto relativamente al campanile. Quindi dalla Terra noi vedremo Marte rispetto allo sfondo delle stelle in una certa posizione in un certo giorno. Passano un po' di settimane, sia la Terra che Marte si muovono, questo Galileo era la sua ipotesi di lavoro, sono loro che si muovono intorno al Sole, e dopo qualche settimana la nuova posizione di Marte vista dalla Terra è questa. Passano ancora dei giorni, molti, e finalmente, piano piano, la Terra, che si muove più velocemente, sta cominciando a raggiungere Marte. Ecco che a un certo punto Marte sembra tornare indietro. Non è che Marte sia tornato indietro, tutti e due si stanno muovendo in questa direzione nella loro orbita, ma è come io con un mio amico che ci mettiamo a correre, io vedo sullo sfondo dietro il mio amico il campanile del paese, ma siccome io corro più veloce di lui, vedo sostanzialmente il mio amico che rispetto al campanile appare correre all'indietro, cioè rimane indietro rispetto al campanile, ma non è che il mio amico stia correndo in direzione opposta, semplicemente siccome lui è più lento di me, io lo sorpasso e a un certo punto me lo vedo alle spalle. Questa stessa cosa avviene fra Marte e la Terra, per come aveva capito Galileo. Passano altri giorni, la cosa comincia a completarsi finché la Terra raggiunge il culmine. La Terra ha raggiunto il culmine e da lì in avanti torna indietro. Ecco quindi che Marte percorre, in questa interpretazione, esattamente quel moto retrogrado che noi dalla Terra osserviamo. Ecco, l'ho spiegato con un salto concettuale di semplificazione. La traiettoria circolare dei due corpi ci spiega questo moto apparente retrogrado di Marte. Quindi che cosa fa Galileo? Fa un'operazione concettuale gigantesca. Semplicemente dice, prima il Sole girava intorno alla Terra, qui c'è la Terra al centro. Tutti i pianeti, che in realtà ruotano intorno al Sole, ci apparivano a muoversi su queste traiettorie apparentemente strampalate, che si chiamano epicicloidi, sono circonferenze che ruotano su circonferenze, che sono difficilissime da spiegare con questa ipotesi. Chi diavolo l'ha escogitato una traiettoria così? Galileo invece dice, no, facciamo un'altra cosa, prendiamo il Sole e mettiamolo lui al centro. Lui fa questa operazione, riprende tutte le tabelle di osservazione dei pianeti, le riesamina alla luce di questa ipotesi e scopre che, caspita, tutti i pianeti si muovono in modo circolare. Ora, Galileo non aveva capito minimamente il perché, non aveva ancora fatto quello che avrebbe fatto Newton, ma capisce che semplicemente guardando con un occhio diverso, un punto di vista diverso, la stessa realtà che si osservava da 2000 anni, quindi non cambiando nulla della realtà, cambiando solo il proprio preconcetto e punto di vista, si possono semplificare le cose. È chiaro che le traiettorie circolari sono più semplici da capire potenzialmente, la spiegazione è probabilmente più semplice che non spiegare gli epicicloidi. Galileo quindi fa un'importantissima considerazione metodologica usando quello che si chiama il rasoio di Occam. Occam diceva non sunt multiplicanda entia sine necessitate, che possiamo parafrasare in non usiamo, cioè non moltiplichiamo le ipotesi necessarie a spiegare la natura se non vi sono precise ragioni per farlo. Non andiamo a fare gli azzeccagabugli, cerchiamo la spiegazione più semplice. Quindi, meglio ancora,
tra diverse ipotesi su un fenomeno fisico, quella giusta è quasi sicuramente la più semplice, la meno azzigogolata e ricca di apparentemente necessarie, ma probabilmente superflue, condizioni ad hoc. Di nuovo, la zecca garbugli generalmente fa magari il buon avvocato, ma non ci azzecca con la realtà. Torna in auge, quindi, un modo di pensare che era originariamente nato nell'antica Grecia e che nel Medioevo si era un pochettino perso. Il Medioevo era un po' l'epoca principe dell'arzigogolo filosofico. L'idea di base nell'antichità era che tutto potesse essere spiegato in termini di componenti fondamentali. Questo lo dobbiamo a Empedocle, ma anche a Democrito, c'era una grande scuola su questo. Cosa osservavano gli antichi? Beh, che nel mondo c'è il fuoco, c'è la terra, c'è l'acqua e c'è l'aria, che sono quattro elementi. E l'idea di Empedocle era, ma forse questi sono elementi fondamentali, elementi con i quali tutto il resto è costituito. Quindi decidi di dare dei simboli a questi quattro che lui chiama elementi, ma che oggi sappiamo non sono elementi, e decide di porli in un quadro, in una cornice, un quadro simmetrico. Questo quadro è un quadro medievale, quindi Empedocle l'aveva fatto su qualche cosa della sua epoca di cui non c'è rimasto molto, ma fondamentalmente lui dice gli elementi pesanti stanno in basso, gli elementi leggeri stanno in alto. Come diceva Aristotele, Aristotele diceva gli elementi stanno là dove la loro natura impone loro di stare. Un ragionamento circolare un po' sciocco che non porta a niente, ma che in qualche modo permetteva a Empedocle di creare una simmetria. Vedete, c'è una profonda simmetria sopra e sotto, destra e sinistra. E che cosa diceva Empedocle di questa cosa? Beh, lui diceva, prendiamo dell'acqua e mettiamola lì. Se all'acqua aggiungiamo della terra, che cosa si ottiene? Beh, lo sappiamo benissimo, si ottiene del ghiaccio, cioè dell'acqua solida. E se a questo aggiungiamo del fuoco, anche questo lo sappiamo, si ottiene del liquido, perché il ghiaccio si scioglie. E se aggiungiamo ancora una volta del fuoco, otteniamo dell'aria, delle nuvole, del vapore. Ecco quindi che l'idea che aveva Empedocle, lui pensava che la sua idea geniale fosse all'aver spiegato la natura con questi quattro elementi. Oggigiorno sappiamo che non è così, perché questi quattro non sono elementi, non sono ulteriormente scomponibili, hanno al loro interno una grande varietà di cose, e quindi questa idea in realtà è una sciocchezza. Ciò che non è una sciocchezza e che è rimasto per 2000 anni sepolto ed è rinato e adesso è il punto fondamentale, è l'idea che si possa spiegare la complessità basandosi su qualcosa di semplice. Qui il semplice erano quattro oggetti che non erano elementi naturali, oggigiorno facciamo la stessa cosa ma in un modo diverso. Ecco quindi che Platone a un certo punto lega questa idea ad un'altra, ancora più rivoluzionaria ma delle conseguenze durature. Platone dice alla base delle cose naturali ci sono geometria e simmetria. Quindi fa un passo concettuale enorme ancora. Prima alla base di tutto c'è della materia, ci sono delle cose, degli oggetti. Platone dice no, c'è qualcosa di più astratto alla base, c'è la geometria e la simmetria sulla quale poi la materia stessa si basa. Anche questa è un'idea che è rimasta, che è tornata molto in auge nella fisica moderna. Platone scopre che sostanzialmente si possono fare dei solidi con le figure geometriche regolari, per esempio. Quattro triangoli costituiscono un tetraedro, sei quadrati costituiscono un esaedro, un cubo. Poi si possono fare con i triangoli anche ottaedri, altro solido regolare, e con triangoli sempre un icosaedro. Usando invece i pentangoli si può fare un dodecaedro. Il nostro universo è peculiare in tre dimensioni perché questi sono gli unici solidi che è possibile costruire nel nostro universo con poligoni regolari, cioè che abbiano i lati tutti uguali tra di loro. Affascinato da questa cosa, Platone dice, beh, allora, tutto semplice, noi possiamo associare al tetraedro il fuoco, all'esaedro la terra, all'ottaedro l'aria, all'icosaedro l'acqua. Ed ecco che con la geometria, al posto della materia, spieghiamo la natura. Rifacciamo tutto il discorso che aveva fatto Empedocle, ma lo rifacciamo con la geometria, con i solidi. Però qui entra in una difficoltà, perché il dodecaedro è un elemento in più. Gli elementi base per Empedocle erano quattro e il dodecaedro cosa c'entra? E qui Platone ha un'idea che a lui sembrava geniale ma che oggi sappiamo essere assolutamente superflua. Platone dice, beh, quello è il regno della quintessenza. Lì c'è il mistero cosmico, c'è la divinità, c'è l'inconoscibile, lo impacchettiamo lì e ce ne dimentichiamo. Ovviamente con questa idea che cosa dice Platone? Beh, io posso prendere per esempio due tetraedri e fare un tetraedro nuovo, più grande,
oppure di forma diversa, sono semplicemente la compenetrazione di, due tetraedri o l'assemblaggio di molti tetraedri piccolini. E posso farne tante di figure diverse. Questa stessa cosa la posso fare con gli esaedri. Ne metto due insieme, posso ottenere un esaedro più grande, una combinazione, posso farlo con gli ottaedri e posso andare avanti così fino a costruire figure estremamente complesse. Quindi al posto di usare la materia, lui usa la geometria, usa l'astrazione e quindi è qui che fa un passo avanti. Tra l'altro la sua teoria pareva spiegare anche perché non tutto si può fare con elementi base. Per esempio, se prendiamo un tetraedro e un esaedro, non avendo spigoli in comune, non è possibile costruire una figura composta con queste due che si compone in modo regolare. Mentre con gli elementi terra, acqua, fuoco non era possibile spiegare perché non tutte le combinazioni sono valide, con la geometria si può spiegare e quindi gli sembrava la geometria una spiegazione più generale, più profonda. Anassimandro, che era un presocratico, ha però sin da prima un'altra idea, quindi ancora prima che Platone esponesse queste idee, già Anassimandro ci aveva ragionato. Anassimandro era allievo di Talete di Mileto e, pur ammirando profondamente il maestro, ne criticava tranquillamente ma profondamente le convinzioni. E questa è una delle basi del metodo scientifico, nata appunto nel mondo greco, nel mondo ellenistico. Il dibattito scientifico non procede per autorità, ma procede per dialettica. Quindi il criticare costruttivamente le ipotesi di qualcun altro non significa denigrarlo, non significa litigare con lui, ma significa poter fare potenzialmente un passo avanti dalla discussione. Quindi Anassimandro cosa fa? Sostituisce terra, aria, acqua e fuoco con qualcosa di ancora più astratto dalla geometria, che lui chiama l'apeiron, un concetto fondante astratto, non visibile. Lui non aveva la minima idea di cosa fosse. Per lui il concetto importante era che fosse astratto, che non fosse legato a qualcosa di contingente, di misurabile o di osservabile. Ciò che noi oggi chiamiamo principio fisico alla base del fenomeno. Per noi, nel caso della mela che cade, non è importante la mela, perché anche la pera cade. Ciò che è importante è il principio fisico secondo il quale essa lo fa, che è un qualcosa di molto più astratto della mela e della pera. Era però ancora assente anche in Anassimandro la visione per la quale la natura può essere descritta tramite leggi matematiche. La matematica era ancora molto arretrata all'epoca, quindi non era uno strumento adatto per concetti di questo livello. Ed era parimenti al di là da venire la consapevolezza del principio sperimentale. Non tutto ciò che è ipotizzabile in matematica in natura poi si realizza, solo un sottoinsieme della matematica esiste nella nostra realtà. E il come fare questo discernimento è piuttosto complesso perché richiede appunto il confronto con la natura, cioè il metodo sperimentale che Anassimandro ancora non possedeva. Quindi la struttura della materia, una storia lunga che abbiamo detto parte ben prima di Aristotele, ma Aristotele è un punto cardine, passa attraverso gli alchimisti. Perché ho messo questa figura? Perché mi affascina sempre moltissimo. Questa qui è una officina di alchimista, quello che noi oggi chiameremo un laboratorio di chimica, ma si vede a occhio che non era un laboratorio, era un coacervo, era come la cucina di mia nonna quando faceva le torte. Mia nonna provava diverse ricette, un po' a casaccio, un po' per esperienza, non aveva la minima idea perché mettendo insieme certi elementi si ottenesse un certo risultato, ma provando otteneva delle torte buonissime. E così facevano gli alchimisti. Provavano a caso varie ricette, la cui conoscenza si era accumulata nel tempo facendo ulteriori esperimenti, ma non avevano la minima idea di cosa sarebbe successo provando a mescolare degli elementi prima di farlo. Dovevano provare a farlo per scoprire cosa veniva fuori, non sapevano prevedere, perché non avevano un metodo interpretativo. Il primo ad averlo sarà Mendeleev. La storia di Mendeleev è particolarmente affascinante. Verso la fine dell'Ottocento inizia a rafforzarsi l'antica idea di Democrito e così via, che la materia possa essere composta da piccole particelle indivisibili, che gli antichi chiamavano atomos, atomi indivisibili, che attaccandosi tra di loro costituiscono composti chimici. Torna quindi in auge all'inizio dell'Ottocento l'idea che la complessità della natura possa essere spiegata mediante cose semplici, elementari. È Dmitri Ivanovich Mendeleev nel 1865 che trova finalmente la chiave giusta per interpretare, ma non ancora spiegare, la chimica. È quello che apre la porta, non riesce a mettere dentro la testa nel nuovo vano buio che si spalanca alle sue spalle, ma perlomeno apre la porta. E lo fa usando un'analogia. Lui era appassionato del gioco di carte, prendeva tutti i giorni il treno o la carrozza per andare a Mosca a insegnare, aveva un sacco di tempo libero e giocava a solitario. E quindi Mendeleev prende in considerazione gli elementi che sapevano erano indivisibili,
e cerca di capire che relazione vi sia tra di loro basandosi su questa idea mentale del gioco del solitario. E quindi cosa fa? Nel farlo utilizza un'osservazione fatta qualche anno prima da Johann de Breyna, l'osservazione delle triadi. Questo era un valente chimico, ma non era un genio come Mendeleev. Di cosa si era accorto de Breyna? Si era accorto, compilando delle tabelle, che per esempio il calcio, lo stronzio e il bario, che vedete qui in fotografia, hanno sostanzialmente le stesse proprietà chimiche, molto molto simili tra di loro. Infatti anche a guardarli sono quasi indistinguibili, io a occhio non saprei dire quale è quale. Però la cosa che aveva colpito de Breyna era che il calcio pesa circa, non esattamente, ma circa la metà dello stronzio. E lo stronzio pesa circa la metà del bario. Non esattamente, ma c'è una certa suggestione. E finché c'è una sola circostanza strana, uno non la considera una cosa strana. Può essere un caso. Il problema è che compilando queste tabelle, de Breyna si rende conto che cloro, bromo e iodio, che hanno proprietà chimiche fra di loro molto simili, a loro volta hanno i pesi in questo rapporto. Questo il doppio di questo e questo il doppio di questo. E lì comincia già ad avere qualche sospetto. Va avanti e scopre che di triadi se ne possono fare tantissime, cioè elementi che a 3 a 3 hanno le stesse proprietà chimiche, ma hanno pesi che stanno in questo rapporto di uno al doppio dell'altro. De Breyna, ripeto, non era un genio, fa questa importantissima osservazione, ma si ferma lì, non sa trarne le conseguenze. L'intuizione che ebbe Mendeleev rispetto a De Breyna fu quella di ordinare gli elementi noti sia per peso che per proprietà chimiche su una superficie piana, un po' come nel caso del gioco del solitario. Quindi lui fa questa cosa, si predispone un bel tavolo da solitario, prende un elemento chimico dalla lista degli elementi che lui conosceva alla sua epoca, per esempio lo stronzio, e lo stronzio ha certe proprietà chimiche. Lui gli attribuisce il colore giallo per rappresentare quelle proprietà chimiche e mette lo stronzio da qualche parte su questa tabella. Dopodiché prende un altro elemento, il calcio, che guarda caso ha proprietà chimiche molto simili allo stronzio, quindi gli dà lo stesso colore, ma pesa circa la metà dello stronzio. E quindi cosa fa? Lo mette dal lato dove sta lo stronzio, perché ha la stessa proprietà chimica, ma lo mette sopra perché pesa la metà. Poi prende il bario, anche lui ha le stesse proprietà chimiche, pesa però il doppio dello stronzio, lo mette sotto. Ne tira fuori un altro, probabilmente all'inizio l'ha fatto un po' a caso come sto facendo io, prende il bromo. Il bromo ha caratteristiche chimiche completamente diverse, quasi all'opposto dello stronzio, del calcio e del bario. E quindi lo mette da una parte opposta sulla tabella e lo mette lì. Poi prende il cloro, stesse proprietà chimiche del bromo, ma peso la metà. Stessa cosa per lo iodio, peso doppio, e li mette di là. E comincia a venirgli in mente che, così come de Breyna si era accorto delle triadi, dice: ma per quante volte posso ripetere questa cosa con gli elementi chimici? In un tempo relativamente breve fu in grado di costruire questo schema, quello che oggi noi conosciamo come la tabella periodica degli elementi. Periodica perché? Perché muovendosi da sinistra verso destra e poi scendendo, gli elementi chimici, al crescere del peso, il peso cresce in questo modo, di volta in volta, sempre da sinistra verso destra, le proprietà chimiche si incolonnano, cioè per esempio gli elementi rossi hanno tutti più o meno le stesse proprietà chimiche. Quindi muovendosi da sinistra verso destra è come fare una spirale, si torna alle stesse proprietà chimiche, tanto che questi hanno le stesse proprietà chimiche, questi che sono i gas nobili hanno le stesse proprietà chimiche e così via, con qualche piccola eccezione, ma il concetto è sostanzialmente quello della periodicità. Quindi era uno schema molto suggestivo, ma perché c'erano dei buchi? I buchi sono questi. Questa cosa dava un fastidio tremendo a Mendeleev, era come avere un gioco del solitario non completato, lasciato a metà. Quindi non corrispondevano questi a nessun elemento conosciuto, ma lui era così convinto che lo schema fosse lì a suggerire un messaggio che si chiese da dove cominciare per investigare e spiegarne il significato. Cosa voleva dire questa tabella? Cosa stava a indicare? E questi buchi cosa significavano? Sapeva una cosa però, Mendeleev, quali erano le abbondanze relative degli elementi in natura. L'abbondanza dipendeva di nuovo dal numero atomico. Cioè, osservando la natura, uno parte dell'elemento atomico più leggero, l'idrogeno, e poi man mano si va avanti con materiali sempre più pesanti fino ad arrivare all'uranio, che è il più pesante di tutti. Questa è la proprietà relativa di trovare un atomo nell'universo. Se ci sono 1 miliardo di atomi di idrogeno, l'elio ce ne sono 10 volte di meno in natura, il litio ce ne sono 100 milioni di volte meno e il berillio 1 miliardo di volte meno.
Poi il boro ricresce, il carbonio è un milione di volte più raro dell'idrogeno, ma vedete che c'è un andamento in qualche modo che, tolto il primo buco del berillio, che è molto molto raro, l'andamento è decrescente. Cioè è molto facile trovare dell'idrogeno nell'universo, è molto raro e difficile trovare l'uranio. Quindi quando Mendeleev si pone il problema di capire i buchi cosa sono, il primo buco tra gli elementi più abbondanti, partendo da questo, andando a questo, andando a questo e così via, percorrendo la tabella in questo modo, il primo buco che si trova è questo qua. Allora lui va a vedere cosa c'è sopra e sotto, purtroppo sopra non c'è nulla, quindi lui non sa dire quale debba essere il peso dell'oggetto che sta qui, cioè più o meno sarà la metà di questo, ma è vero, questo segue una regola, non essendoci nulla qui non lo sapeva dire. Quindi si concentra sugli altri due buchi, quelli che vengono subito dopo questo, che sono questi due. E lì è fortunato, perché sopra questo buco c'è l'alluminio e sotto c'è l'indio. Sopra questo c'è il silicio e sotto questo c'è lo stagno. E quindi lui dice, ma probabilmente, se Dürrenmatt ha ragione, questa stessa struttura che si è ripetuta per tutti gli altri elementi si ripeterà anche qui. Vuol dire che qui probabilmente ci dovrebbe essere qualcosa che ha le stesse proprietà chimiche di alluminio e indio e peserà qualcosa intermedio fra questi due. Idem qua dentro. Quindi, con un elemento, con un enorme atto di fede nella suggestiva bellezza ed eleganza di questa tabella, che è dotata di una certa simmetria, anche se non è evidentissima, ma c'è, ipotizzò con enorme coraggio scientifico l'esistenza di due elementi che chiamò Eca Silicon ed Eca Aluminum, dal sanscrito Eca sotto. Cioè, questo è l'Eca Aluminum perché sta sotto l'alluminio e questo è l'Eca Silicon che sta sotto il silicio. Ed è in grado di dire che l'elemento che nessuno aveva mai visto, perché nella tabella di nessun chimico al mondo risultava ci fosse qualcosa qui, lui predice che avrà le stesse proprietà chimiche di questo e predice anche che peso avrà. Stessa cosa qui. Quindi fa una predizione, si azzarda a fare qualcosa che normalmente lasciamo fare ai maghi, ma la fa basandosi su un'ipotesi che per buona parte di questa tabella risulta soddisfatta, cioè che gli elementi si compongono in questa maniera, con questa semplice regola. L'Eca Aluminum fu scoperto nel 1875 da Paul Emile Coq de Bourbon, che in un periodo di forte nazionalismo lo ribattezzò Gallio. Ecco quindi che nel 1875 si riempie questa casella. E già lì potete immaginare l'entusiasmo di Mendeleev. Fare una predizione era una cosa azzardatissima, cioè dire a tutti i colleghi chimici del mondo siete degli stupidi perché non avete mai visto che esiste un elemento di questo genere, era una bella azzardo. Scoprire che effettivamente poteva prevederlo l'ha sicuramente galvanizzato. L'Eca Silicon fu scoperto nel 1886 da Clemens Winkler, che a sua volta lo rinominò germanium, chissà perché, chissà di dove era Winkler. Quindi nel 1886 si riempie anche questa casella e a questo punto è praticamente un trionfo, perché si vede qui il vero valore della scienza. La scienza dimostra il suo valore non soltanto quando spiega dei fenomeni, ma quando è anche in grado di prevedere fenomeni mai osservati prima, e lo sa fare prevedendo sia per esempio in questo caso le proprietà chimiche che il peso, quindi dove stanno. Come si fa a cercarlo? Perché se uno sa quali sono le proprietà chimiche, sa anche suggerire un metodo per poterlo trovare. Lo scandio fu scoperto un pochettino prima, nel 1876, da Lars Friedrich Nilsson, e anche a voi lascio indovinare dove fece la scoperta, scando da Scandinavia. Ora noi la tabella degli elementi la sappiamo completare. Sono passati 150 anni da quell'epoca, abbiamo ormai trovato tutti gli elementi possibili, anche i transuranici, e in qualche modo abbiamo aperto la porta alla chimica. Ma così come Galileo, scoprendo l'eliocentrismo, non ha spiegato perché le orbite fossero circolari, ma ha aperto la porta a poterlo spiegare perché le orbite circolari sono più semplici che non le orbite epicicloidi, così Mendeleev ha aperto la porta alla chimica. Non ha spiegato perché gli elementi stanno lì e di che cosa sono fatti, come funzionano, ma ha aperto la porta alla possibilità di spiegarlo. Gli elementi avevano a questo punto una relazione tra di loro, non erano delle cose piovute dal cielo con quei valori lì a caso. Tutto ciò accadeva più di 150 anni fa. E da allora ad oggi? Inizia con Thomson la strada che ci ha portato a scoprire gli atomi, i nuclei atomici e le particelle elementari. E Thomson lo fa utilizzando una pompa a vuoto. In quegli anni le esigenze militari con le navi imponevano di riuscire a salvare le navi in cui una palla di cannone aveva fatto un buco sotto coperta,
l'acqua si precipitava all'interno della nave, occorrevano delle pompe di sentina per poter tirare fuori l'acqua e salvare la nave. Quindi grande periodo di sviluppo tecnologico, Thompson è uno scienziato, quindi un po' come siamo noi scienziati, un po' bambini, si mette a giocare, prende questa pompa a vuoto, da questa polla di vetro da qui sotto tira fuori il vuoto, poi la chiude, la sigilla, e qui dentro quindi rimane del vuoto. Quelli sono anche gli anni in cui Volta e i suoi discendenti scoprono l'elettricità, i fenomeni dell'elettrostatica. Quindi Thompson che cosa fa? Mette insieme le due cose. Ha un'ampolla di vetro con del vuoto, ci attacca un generatore di corrente, una batteria sostanzialmente, e poi l'accende. E con suo grande, immenso stupore, non riesco neanche a immaginare il stupore che deve aver provato, si accende una luce all'interno dell'ampolla. E fossi stato io, mi sarei fermato lì, non avrei saputo azzardare nessuna ipotesi. Stiamo parlando dei primi, anzi della fine dell'Ottocento. L'idea di Thompson è, ma probabilmente la batteria fa sì che c'è qualcosa che viene messo in moto da qui a lì ed entra in circolo. Infatti noi chiamiamo questo un circuito elettrico, proprio perché la parola stessa indica che supponiamo che circoli qualcosa all'interno di questo circuito. E Thompson dice, ma io non ho la minima idea di che cosa sia, ma probabilmente è qualcosa di così piccolo che quando c'è aria nel muoversi da qui a qui, scontra talmente tanto le molecole dall'aria da fermarsi subito. Invece quando c'è un po' di vuoto nell'ampolla, alcune di queste cose che escono da qua, non avevo idea di cosa fossero, raggiungono il catodo opposto ed entrano in circolo. E nel farlo, urtando le molecole dell'aria, con qualche meccanismo a lui totalmente misterioso, fanno dei lampi. Miliardi e miliardi di lampettini piccolissimi insieme fanno quello che noi percepiamo come un alone luminoso. Questa è la sua idea. Mentre lui ragiona su questi concetti, il costruttore delle pompe va avanti e gli dice, senti Thompson, ho una pompa molto migliore, fa un vuoto molto migliore di prima, te la do, prova a giocarci. Thompson la prende e rifà l'esperimento. Qui stavolta che cosa osserva? Che quando il vuoto diventa veramente spinto nell'ampolla, la luminosità a metà sparisce. E già questo lo mandava un po' fuori di testa. Ma soprattutto quello che succede è che compare sul fondo dell'ampolla. E compare con l'ombra di questa croce. E lì si capisce il genio di Thompson, perché Thompson dice, ecco, ho capito, effettivamente c'è qualcosa che, accendendo la batteria, impone una circolazione di cariche elettriche. Probabilmente sono cariche elettriche per poter reagire alla polarità. E queste cariche elettriche, quelle che colpiscono la croce, vengono assorbite dentro in circolo e quindi non riescono a raggiungere lo sfondo dell'ampolla e quindi creano un'ombra, proprio perché non riescono a raggiungere. Tutte quelle che passano intorno alla croce riescono a raggiungere, indisturbate, perché a questo punto non c'è più aria nell'ampolla, riescono a raggiungere il fondo dell'ampolla e con lo stesso meccanismo con le quali prima, urtando le molecole dell'aria, facendo dei lampi, adesso lo fanno con quelle che sono le molecole del vetro. Di nuovo, anche qui Thompson non aveva capito tutto. Aveva afferrato però il concetto fondamentale. Qui c'è qualcosa che esce ed entra in circolo, ed è qualcosa probabilmente di elettrico, e probabilmente anche di molto piccolo, cosa che lui chiama elettrone. E quindi scopre la prima particella elementare, l'elettrone. Lo mettiamo lì, poi vedremo perché l'abbiamo messo esattamente lì. Ora, con un unico esperimento, J.J. Thompson ottiene degli immensi risultati. Scopre l'esistenza di particelle invisibili. Gli atomi non erano ancora considerati come realmente esistenti, quindi non c'erano esperimenti all'epoca ancora che potessero mettere in evidenza la loro esistenza. Mentre in questo modo Thompson, con la luminosità, mette in evidenza che c'è un qualche cosa di invisibile, quindi probabilmente di molto molto piccolo, che può essere in qualche modo manipolato dall'essere umano. Subito dopo crea, anzi in contemporanea, crea una nuova sorgente luminosa, oltre alle lampadine da poco inventate da Edison. Simile alle odierne lampadine al neon, che si accendono tramite un gas. Quindi, primo aspetto tecnologico innovativo, oltre all'aspetto scientifico-culturale. Ma costruisce anche il primo acceleratore di particelle. Il fatto di accendere la batteria, quindi il generatore di corrente, instaura sostanzialmente un qualcosa che permette agli elettroni di accelerare, di cambiare il loro stato di moto. Prima se ne stavano in qualche modo fermi nell'anodo, a questo punto vengono accelerati. E quindi questo è un vero e proprio acceleratore di particelle. Non solo, costruisce anche il primo rivelatore di particelle, perché la luminosità che si osserva sullo sfondo dell'ampolla di vetro altro non è che il mettere in evidenza l'esistenza delle particelle, il cosa loro fanno, e quindi un rivelatore.
cioè in pratica apre la strada ai televisori. Gli antichi televisori col tubo catodico altro non erano che un anodo che è riscaldato, emette un pennello luminoso che va a colpire uno schermo fluorescente e a seconda di campi elettrici o magnetici qui all'interno si può pennellare la superficie dello schermo ad altissima velocità generando l'immagine. Quindi capite che con questo rudimentale esperimento Thomson spalanca non poche porte, sia di carattere scientifico, culturale che tecnologico. A questo punto si pose però quindi il problema di capire da dove venissero gli elettroni. Dagli atomi? Ma non si sapeva neanche se gli atomi esistessero. E se sì, come dovevano immaginarsi degli atomi, Thomson, o in generale un fisico? Beh, Thomson avanza una proposta. Dice, evidentemente sono come un panettone, lui lo chiama un plum pudding, gli inglesi lo chiamano così, per noi è un panettone. Cioè una struttura amorfa con all'interno gli elettroni come l'uvetta nella struttura amorfa. Quindi lui si immagina l'atomo come una specie di struttura gelatinosa in qualche maniera, non sappiamo esattamente nella sua testa come fosse, ma un qualcosa di simile, con gli elettroni tranquillamente immersi lì dentro. Ora, gli elettroni sono particelle cariche elettricamente, negative in particolare, quindi dovrebbero respingersi, non dovrebbero potersene stare qui dentro. Vuol dire che l'atomo deve essere elettricamente carico e positivo, in modo da compensare e annullare le cariche elettriche negative e rimanere in qualche modo stabile, perché gli atomi dovevano essere stabili per forza di cose, visto che la materia c'è. Questa cosa a Rutherford non piaceva. Nel 1911 Sir Ernest Rutherford, cui appunto non piaceva affatto il modello di Thomson, scopre il nucleo atomico, usando particelle alfa come proiettili, e poco dopo il nucleo viene interpretato come un composto di protoni e neutroni, come vedremo. Fondamentalmente Rutherford ha un'intuizione. Lui dice, ma l'idea del panettone insomma, è un po' un'idea per bambini, che cavolo è questa gelatina, di cosa è fatta? Non riusciva a capire come si potesse costruire un modello atomico di quel genere. Mentre lui aveva ben chiaro che in natura le cose si ripetono su scale diverse molto spesso. E lui aveva ben in mente il modello del sistema solare, in cui c'è al centro il Sole e intorno ci sono i pianeti, una roba alla Galileo. E quindi lui dice, vuoi vedere che un atomo in realtà è fatto da qualcosa di estremamente concentrato e denso all'interno e gli elettroni gli orbitano intorno come i pianeti? Io qui ho mantenuto questa sfera gelatinosa, ma solo per far vedere che stanno in orbita su una sfera. Per Thomson l'idea era che questo fosse materia, in mezzo non ci fosse nulla. Questo doveva essere forzatamente elettricamente carico, quindi attraeva gli elettroni, i quali si respingevano fra di loro, e all'equilibrio si otteneva una struttura stabile, secondo lui. Quindi lui dice, è possibile verificare se la mia ipotesi è vera, perché se io potessi avere delle particelle belle pesanti e le sparassi contro un atomo, finché io sparassi lontano dal nucleo, la particella che abbiamo appena sparato è talmente pesante rispetto a un elettrone che è come sparare un tir contro un triciclo. Il tir indisturbato proseguirà diritto. Non gli importerà assolutamente di aver incontrato un triciclo sulla sua strada. Un po' diverso sarebbe il caso se la particella alfa venisse sparata più vicina al nucleo. In questo caso è come sparare un tir contro un casello autostradale. Il tir continuerà più o meno diritto, però una certa deviazione la subirà nel distruggere il casello autostradale. Peggio ancora, se il nucleo fosse veramente molto molto grosso e massiccio, sparandogli quasi frontalmente, la deviazione sarà proporzionalmente più forte. E addirittura, dice Tom Rutherford, se io dovessi proprio colpire il nucleo, essendo il nucleo così massiccio e pesante, lui si sposterà di pochissimo. È come sparare un tir contro un appartamento, una casa. Il tir si sbriciola, i pezzi che volano tornano indietro, ma la casa sostanzialmente non si sposta. In quegli stessi anni, nel frattempo, vengono scoperti i raggi cosmici. Cosa sono i raggi cosmici? Sono sostanzialmente dei protoni prodotti da stelle e dal Sole che viaggiano indisturbati nel cosmo per milioni di anni finché raggiungono gli stati alti dell'atmosfera. Quando un protone incontra lo stato alto dell'atmosfera comincia a scontrarsi con le molecole che la compongono. Distrugge le molecole, i pezzi delle molecole a loro volta vengono proiettati violentemente contro altre molecole e si forma quello che noi chiamiamo uno sciame. Questo sciame arriva a Terra e lo si può osservare. Quindi abbiamo diversi sciami. Le particelle, i raggi cosmici sono in un numero enorme. Il nostro corpo viene colpito da centinaia di queste particelle ogni secondo. Addirittura i neutrini ci attraversano a miliardi al secondo e noi non ce ne accorgiamo. Però ci sono.
Quindi quando furono scoperti nel 1111, queste particelle furono un grande mistero che ovviamente gli scienziati furono subito curiosi di capire e di interpretare. Il problema però è che i raggi cosmici arrivano quando vogliono loro, non possiamo scegliere noi. L'idea quindi è, possiamo produrli noi, questi raggi cosmici, in laboratorio? Perché se lo possiamo fare, possiamo stabilire le condizioni a cui li soggettiamo, sia nel produrle, sia nel manipolarle, sia nell'osservarle. Cioè possiamo tirare fuori da una condizione controllata il massimo delle informazioni possibile. Ecco quindi che inizia l'era dei grandi acceleratori particelle, costruiti apposta per sondare il mistero dei raggi cosmici e delle particelle elementari di cui esse sono costituite. Il primo stava nella mano del suo creatore, Ernest Lawrence, in California. Questo che vedete nella sua mano è il primo ciclotrone mai costruito. Capite che era un oggetto molto molto piccolino. Però era il primo passo. Primo passo che lo portò 3 anni dopo già a fare un certo progresso. Questo è il terzo ciclotrone che ha costruito, sempre a Berkeley. Poi la cosa ovviamente va avanti. Più energia si aveva a disposizione, più scoperte si facevano, più si volevano acceleratori potenti, più occorrevano dimensioni grosse e quindi si inizia e si innesca una gara. Fino ad arrivare a cose come questa degli primi anni 40, sempre a Berkeley, il Bevatron di Berkeley, che è un oggetto di una certa dimensione ragguardevole. Ma non esistevano soltanto gli acceleratori, non esistono solo acceleratori circolari, ciclotroni, esistono anche acceleratori lineari, questo è l'acceleratore di Stanford in California, questa è l'autostrada numero 1 che passa qui dietro, c'è cioè l'Oceano Pacifico, questa è l'autostrada che va dal Sud America fino all'Alaska, che passa sotto l'acceleratore. E che cosa si faceva? Si sparava da qua, un po' come il tubo catodico di Thomson, si sparavano degli elettroni che andavano a colpire dei bersagli e veniva ripetuto in questo acceleratore l'esperimento di Rutherford, solo che invece di usare particelle alfa e atomi, qui si usavano elettroni al posto delle particelle alfa e protoni al posto dei nuclei. Quindi sostanzialmente con gli elettroni ad altissima energia si andava a ispezionare se il protone avesse una struttura interna e se sì, di cosa fosse fatta. Così come Rutherford aveva ispezionato la struttura interna degli atomi andando a trovare i nuclei atomici. Tutto questo ci porta all'LHC di Ginevra. Il laboratorio in questione è il CERN di Ginevra. Il CERN di Ginevra, lo vedete qua, è una fotografia analoga a quella di prima che vi fa vedere più o meno quanto è grande. Si tratta di un anello di 27 chilometri. E a cosa serve? Beh, se ricordiamo le equazioni di Planck, che correlano l'energia di una sorgente luminosa, per esempio, alla sua frequenza, cioè a quanto rapidamente oscilla, l'energia è proporzionale a quanto rapidamente oscilla, quindi sostanzialmente tramite una costante che si chiama H di Planck. Quindi a grandi energie corrispondono tempi brevi, perché più oscilla rapidamente, più l'intervallo di tempo fra un'oscillazione e l'altra è breve, e questo corrisponde a un'energia maggiore. Ma entra in ballo anche l'equazione di Einstein, E uguale a mc2, cioè l'energia di cui un corpo di massa m è dotato è dato dal prodotto della sua massa per la velocità della luce al quadrato, che è un numero gigantesco, c è 300.000 km al secondo, al quadrato diventa un numero seguito da 12 zeri, quindi un piccolo elemento di materia corrisponde a una quantità di energia mostruosa. Vale anche viceversa, se io ho tanta energia, io posso produrre materia. Così come con materia posso produrre energia, posso fare anche viceversa. L'acceleratore di particelle serve esattamente a questo. Io fornisco all'acceleratore, alle particelle dell'acceleratore, tanta energia, in modo che nella collisione mi forniscono delle masse di particelle nuove, che io non ho mai osservato prima. Quindi un tunnel di 27 km di circonferenza per produrre tutta questa energia e dotare i protoni che ci girano dentro dell'energia necessaria. Se noi potessimo entrare nel tunnel, questo è quello che vedremo, un tubo con dentro altri due tubi posti allo zero, molto vicino allo zero assoluto, dentro dei magneti a superconduzione, nel vuoto più assoluto. Si tratta di un tunnel lungo 27 km con un vuoto intergalattico al suo interno e la temperatura più prossima allo zero assoluto che noi conosciamo nell'universo. C'è solo un altro luogo più freddo di questo acceleratore e sta nel tunnel del Gran Sasso, è un metro cubo che è un milionesimo di grado sopra lo zero assoluto. Qui siamo a 2 gradi sopra lo zero assoluto, quindi molto più caldo di quello, però pur sempre più freddo di qualunque altra zona dell'universo che noi conosciamo. E dentro nell'acceleratore, in 4 punti, ci sono 4 grossi esperimenti.
Questo è l'esperimento Atlas, nella sua fase di costruzione, e per avere idea di quanto sia grande, qui abbiamo un uomo in scala. Ora, per mettere nel contesto quanto è grande l'acceleratore, questa è la città di Milano, questa è la circonvallazione esterna della città di Milano. Se noi potessimo costruire l'LHC qui, sarebbe così grande. Conterrebbe praticamente tutta la città di Milano. Ora, dove sta il CERN di Ginevra? Il CERN di Ginevra, ovviamente, scusate, il CERN di Ginevra sta a Ginevra e sta vicino alla città, in mezzo ai villaggi, quindi la zona è densamente abitata. Come hanno fatto a costruirlo senza dar fastidio alla gente? Beh, molto facile, l'hanno costruito sottoterra. Quindi se io potessi sollevare il terreno come un coperchio, quello che vedrei è a 100 metri di profondità un enorme anello. Un enorme anello nel quale girano in due direzioni opposte dei fasci delle nuvolette di particelle. In due direzioni opposte, di modo che costantemente, in quattro punti particolari, si scontrano costantemente. E nello scontrarsi generano, liberano dell'energia che produce le particelle che noi vogliamo scoprire e studiare. Siamo a 100 metri sottoterra, quindi ci sono delle enormi caverne nei punti di intersezione in cui le particelle si scontrano, e lì dentro sono alloggiati gli esperimenti, per esempio quello che vi ho fatto vedere prima. Ora, compito di un acceleratore, sto per arrivare alla fine, è ovviamente quello di accelerare le particelle cariche per aumentare l'energia, perché maggiore la velocità, maggiore ovviamente l'energia che si ha a disposizione. Il processo iniziale avviene nell'INAC, l'acceleratore lineare. Sostanzialmente lì dentro c'è una bombola di gas, piccolina, un litro di gas, basta per mesi e mesi. Si fa uscire dalla bomboletta l'idrogeno, che è contenuto al suo interno, e quindi si ha una nuvola di gas, di molecole, di atomi di idrogeno. L'atomo di idrogeno è sostanzialmente costituito da un solo protone e un singolo elettrone che gli ruota intorno, e ovviamente una particella carica positiva con una negativa fa sì che l'atomo globalmente è neutro. E quindi non è possibile manipolarlo con campi elettrici o campi magnetici, perché la particella neutra non le sentono i campi elettrici. Allora occorre liberare questo protone dall'elettrone, di modo che tirando via l'elettrone rimane una particella carica positiva, che è possibile manipolare con campi elettrici e magnetici. Quindi cosa si fa? Si porta questo gas all'interno di un fornelletto che ionizza, libera i protoni, e la nuvoletta di protoni che rimane è una nuvoletta di particelle cariche, che attraversa questo primo magnete in qualche modo zigrinato. E la zigrinatura serve a far sì che questa nuvoletta venga in qualche modo suddivisa come una salsiccia in tanti pacchettini. Questi pacchettini all'inizio partono con poca energia, che è sostanzialmente quella che aveva la pressione del gas nella bomboletta. Occorre quindi accelerarli, perché li vogliamo dotare di energia. Come si fanno ad accelerare i protoni? Allora abbiamo questa nuvoletta che arriva, che è fatta da protoni, quindi particelle cariche positive, e gli si fa vedere con questi cilindri alle spalle un campo elettrico positivo, che quindi respinge la nuvoletta verso destra. E di fronte gli si fa vedere un campo elettrico negativo, che quindi attira la nuvoletta positiva. Appena questa nuvoletta, che quindi ha accelerato in questo processo di spinta da dietro e attiramento dal davanti, passa al successivo, e al successivo gli si fa vedere un campo elettrico invertito, di modo che di nuovo lo spinge dal di dietro e lo attira dal davanti. Questo è l'INAC, è l'acceleratore lineare, la prima fase di accelerazione delle nostre particelle. Una volta accelerate, l'INAC però è un fascio di pochissima energia ed è anche troppo poco intenso per essere utile. Quindi c'è un altro acceleratore nel quale vengono iniettate le particelle, che si chiama booster, che è sostanzialmente costituito da quattro anelli sovrapposti uno all'altro, nel quale si accumulano le particelle accelerate dall'INAC. Accumulano e si accelerano anche, gli si fanno fare sempre più giri, ogni giro vengono accelerate. Quando finalmente l'energia e soprattutto la densità è sufficiente, vengono scaricati in un altro acceleratore, che è il protosincrotrone. Tempo medio sono 1,2 secondi per fare questa operazione. E qui ve lo dovete immaginare come il cambio di un'automobile. Voi non potete partire da fermi e andare in quinta. Partite dalla prima, alla seconda, alla terza. Quindi acceleratori successivi hanno il compito di portare il fascio in acceleratori più grandi che accelerano ulteriormente e così via. Il protosincrotrone ha poco meno della mia età, è del 59, quindi è in attività da ormai più di 60 anni ed è ancora lì che funziona. Questo è un capolavoro della tecnologia moderna.
e qui vedete come è fatto all'interno, no? È un oggetto di una complessità veramente notevole. E ricordo appunto che ha 60 anni questo acceleratore, quello che vedete qui è sostanzialmente la tecnologia di 60 anni fa. Una volta che il protosincrotrone ha accumulato l'energia necessaria, lo si scarica, si scaricano le particelle in un acceleratore ancora più grande, si va in quarta, si scarica nel super protosincrotrone. Il super protosincrotrone è l'acceleratore che è entrato in funzione quando io ero laureando, quando sono andato a lavorare al CERN le prime volte, mi sembrava una meraviglia della fantascienza, da fantascienza, e adesso è semplicemente uno degli ingranaggi totali di quello che è l'LHC. Quindi vengono caricati lì dentro e una volta che il processo di accelerazione è avvenuto, si scarica finalmente i protoni nel grande acceleratore dell'LHC e viene fatto nel modo seguente. Si chiude uno dei magneti che li tengono in circolo, da un lato e dall'altro, e due fasci di protoni vengono fatti scontrare frontalmente in uno degli acceleratori. Ora, al momento della collisione, i due fasci opposti hanno un diametro di 17 micron, cioè un decimo dello spessore di un capello. Immaginatevi quindi due capelli che si devono incontrare dall'altro lato dell'acceleratore, quindi a 12-13 km di distanza dal punto di partenza, e scontrarsi frontalmente. Capite la problematica ingegneristica che c'è dietro questa cosa. Questo è quello che vedremmo se potessimo girare all'interno dell'anello. Questo è l'esperimento in particolare a cui lavoro io. Vedete che arrivano le particelle dai due lati, si scontrano, nello scontro si produce un'esplosione nucleare di altissima energia dalla quale esce materia. E la materia viene studiata nei rivelatori. Questo è il rivelatore a cui lavoro, come vi dicevo, si chiama CMS, Compact Muon Solenoid, qui siamo 100 metri sottoterra. Il rivelatore è stato assemblato in superficie e qui sopra ci sono dei grandi tubi, dei tunnel molto larghi, alti 120 metri. Il rivelatore è stato assemblato in superficie e i singoli moduli sono stati calati in basso, ruotati di 90 gradi e poi assemblati come un hamburger. Vedete che vengono spostati e il rivelatore poi diventa compatto. Le dimensioni di questo rivelatore servono a far sì che le particelle prodotte dalla collisione vengano tutte contenute al suo interno. Arriviamo quindi alla fine. Qui vedete il tubo nel quale passano le particelle andando alla velocità della luce. Qui il rivelatore è aperto lateralmente dai due lati e il punto in cui è stato prodotto poi il bosone X è il punto intermedio. Vediamo qualche numero. Ogni pacchetto che gira nell'acceleratore è fatto da 100 milioni di protoni che si scontrano fra loro 600 milioni di volte e vengono fatti circa 11.000 giri dei 30 km ogni secondo da questi pacchetti. Quindi questi pacchetti, queste nuvolette arrivano, si scontrano e quello che succede è che pur uscendo alla velocità della luce, quest'onda che esce, non fanno in tempo alla velocità della luce a raggiungere il bordo del rivelatore che già ne arrivano altri. Quindi c'è un problema qui. Qui vedete gli esseri umani in confronto quanto sono grandi rispetto al rivelatore. Quindi la distanza fra i pacchetti è di circa 7 metri e mezzo, il rivelatore è lungo 45 metri. Il problema è che abbiamo 600 milioni di fotografie da fare ogni secondo. Non esiste computer nell'universo in grado di fare una cosa del genere. Quindi una cosa che si è dovuta fare è dotare il rivelatore di un'intelligenza locale, tale per cui ogni singolo pezzo di rivelatore sa decidere da sé se ciò che ha visto è interessante e utile da portare fuori oppure no. Quindi ci sono sostanzialmente dei filtri che ad altissima velocità, quindi ogni 25 miliardesimi di secondo, decidono cosa far uscire verso il computer all'esterno. Ma come funziona tutto ciò? Beh, possiamo dire che l'acceleratore, il rivelatore di particelle è sostanzialmente come una sorta di cipolla. Una cipolla è fatta a strati, vedete che ci sono in rosso e in bianco i diversi strati. Le particelle si formano all'interno del rivelatore e man mano che attraversano i diversi strati sono in grado di dirci quale particella era cosa, che energia aveva e così via. Siamo finalmente alla conclusione, mi scuso per la lunghezza, ma era inevitabile. La scienza non è una fede o un credo, è semplicemente un metodo e come tale fallibile. Non si oppone e non entra in collisione con la fede o col credo, ognuno è libero ovviamente di credere e di desiderare ciò che vuole. Il problema non è tanto quello, ma capire quali sono i limiti di questo credo e soprattutto del fidarsi e affidarsi alla propria credenza.
La scienza ha un metodo particolare e la cosa che la distingue dalle altre atteggiamenti filosofici, diciamo così, è il fatto di sapere con precisione quanto è fallibile e di saper quantificare la sua fallibilità. Quindi la scienza non dà risposte esatte, dà risposte, ma assieme alla risposta fornisce anche qual è l'intervallo di validità della risposta, cioè di quanto di essa ci possiamo fidare. Tra due scienziati che propongono spiegazioni differenti per uno stesso fenomeno, non ha quindi ragione il più autorevole dei due, o quello che ha il consenso della maggior parte della gente, ma quello che con la sua teoria non solo spiega i dati e li confronta con quelli che la natura gli fornisce, facendo un esperimento, ma che magari prevede un fenomeno mai osservato prima da nessuno e di cui non si sospettava l'esistenza prima di allora. Questo è il trionfo vero della scienza. Sempre concludendo, diceva Galileo, io stimo più il trovare un vero, benché di cosa leggera, che il disputar lungamente delle massime questioni senza conseguire verità nessuna. Quindi non parliamo del sesso degli angeli, piuttosto limitiamoci a capire come mai un sasso cade e come lo fa. Di questo possiamo trarre conclusioni, non saranno alte come il sesso degli angeli, ma sono più concrete. E un'altra frase celebre è quella di Leonardo da Vinci che diceva «La sapienza è figliola dell'esperienza. Chi disputa allegando l'autorità non adopera l'ingegno, ma piuttosto solo la memoria. Fuggi i precetti di quegli speculatori che le loro ragioni non sono confermate dalla esperienza». Concludo e vi ringrazio sperando che non vi siate addormentati nel frattempo. Grazie. Benissimo, allora spazio. Eccovi. Grazie Dario per questo bellissimo viaggio. E è stato veramente interessante, appassionante. Ho seguito i commenti che facevano i docenti e gli studenti e se ne sono arrivati tantissimi complimenti a cui si aggiungono i miei. Te ne vorrei leggere solamente due che mi sono piaciuti particolarmente. Uno della professoressa Lucia Barzaghi che dice che è bello fare un viaggio nella scienza tutti insieme da tutti i luoghi d'Italia. Poi un altro dal professor Giuseppe Tenace, stupendo, sembra un prestigiatore che scrive al suo pubblico i trucchi, meraviglioso. Ci sono arrivati anche commenti di professori e professoresse commosse, professori che hanno girato i messaggi dei loro studenti che si complimentano e raccontano di essere affascinati da questo viaggio, da questa presentazione. Quindi grazie Dario. Grazie. Rispondo anche, poi immagino che Sara sarà più precisa di me, però sono arrivate tante domande riguardo al fatto che dove si può rivedere questo video, si potrà rivedere come webinar, ma si può anche vedere sul canale di Agostini Scuola, si potrà vedere in diretta, ma poi la diretta è registrata e sarà accessibile sempre. Su YouTube quindi. Bene. Cosa? Su YouTube quindi. Su YouTube, sì. Allora, ti faccio qualche domanda, nel frattempo invito i professori a farne altre, se continuate a farle, io proverò a leggerle e a farne il più possibile, abbiamo circa un quarto d'ora, 20 minuti. Iniziamo dalla prima parte, quella su Galileo. La professoressa Stefania Smagno chiede, che ruolo ha avuto Copernico nell'interpretazione galileiana? Beh, Copernico in qualche modo ha anticipato Galileo. Copernico ha avuto l'intuizione. All'epoca c'era proprio il problema di capire cosa fossero le epicicloidi. Copernico aveva avuto un'altra intuizione, si era basata sui solidi platonici. Lui si era posto il problema di capire se le orbite dei pianeti potessero essere spiegate come essere inscritte in solidi platonici, partendo dal più semplice, che è il solido fatto con i triangoli, poi passare all'esaedro e di volta in volta a solidi più grandi. Quindi si era posto il problema in qualche modo di capire se la geometria poteva spiegare la posizione dei pianeti nel cielo.
aveva trovato qualche relazione, ma non era perfetta. Però nel farlo aveva sviluppato tutto il meccanismo matematico per calcolarle queste orbite. E questo è stato di stimolo a Galileo a trarre le conclusioni. Galileo ha fatto un po' quello che ha fatto Einstein. Anche Einstein non si è basato sul vuoto cosmico. C'erano indizi di dove stava andando la fisica in quegli anni. Einstein ha saputo fare la sintesi. La grandezza di scienziati come Einstein, Newton e Galileo, oltre al loro genio indubitabile, è anche stata la loro capacità estrema di sintesi. Grazie. Grazie Dario. E a proposito dei solidi platonici, è appena arrivata una domanda da Annalisa Ricci che gira una domanda di una sua studentessa, la studentessa si chiama Victoria, dal liceo classico di Ivrea. Chiede, desidera sapere con che criterio Platone ha associato gli elementi ai solidi. Ma è una domanda alla quale probabilmente non si può rispondere, perché non sappiamo nella sua testa cosa girasse. Di sicuro sappiamo che lo spirito del tempo era quello di basarsi su tutto ciò che si era sedimentato come sapere. Il sapere diceva e indicava che probabilmente la natura è spiegabile in termini di qualcosa di più semplice. Cosa fossero gli elementi davvero, gli antichi non lo sapevano, semplicemente vedevano che grossolanamente si poteva dividere la realtà in cielo, quindi aria, terra, fuoco e acqua. Fra l'altro la terra sta in basso, l'aria sta in alto, il fuoco può essere spento dall'acqua, l'acqua può essere scaldata dal fuoco, c'era tutta una serie di relazioni di simmetrie fra queste cose. Quindi probabilmente l'associazione è venuta col numero. 4 sono gli elementi, 5 sono i solidi possibili, probabilmente c'è una relazione, sappiamo che questa in realtà non esiste, era solo nella testa di Platone, e quindi si è infatti trovato anche nella difficoltà di associare l'ultimo solido a qualche cosa che in realtà intorno a noi non si osservava. Si supponeva che ci fossero le divinità e quindi ha pensato di associare l'ultimo solido alla quintessenza. Quindi la risposta vera non saprei dire quale sia e forse non la sa nessuno, però abbiamo qualche suggestione su questo tema. Sicuramente. E sempre riguardo ai filosofi greci e grandi pensatori dell'antichità, la professoressa Manuela Pomi fa questa osservazione, non è una domanda. I nostri contributi al pensiero scientifico sono nettamente più modesti rispetto ai filosofi greci. Tu cosa ne pensi, Dario? Purtroppo non ho sentito la domanda, mi è saltata qualche parola. Sì, non era una domanda, era un'osservazione di una professoressa che dice che rispetto ai filosofi greci i nostri contributi al pensiero scientifico sono infinitamente più modesti. Volevo sapere il tuo pensiero rispetto a questa osservazione. No, direi assolutamente il contrario. La grandezza degli antichi sta nel fatto che si sono trovati a scalare la montagna dalla base, quindi hanno avuto il coraggio di iniziare la scalata e hanno dato dei contributi filosofici fondamentali. Il pensiero greco ha cambiato il mondo occidentale per sempre, questo è indubitabile. Ciò che però la scienza moderna ha realizzato e costruito purtroppo non è noto. Alla gente, non è noto in modo approfondito. Questo è uno degli aspetti fascinosi della scienza moderna. Le idee che la scienza moderna sta portando sono non meno più rivoluzionarie di quelle che avevano trovato gli antichi. Ovviamente ci troviamo adesso, non siamo in cima alla montagna, siamo molto lontani dalla cima, ma siamo molto in alto rispetto alla pianura. Quindi chi dall'alto può osservare, vede questo panorama e rendersi conto di quanto la scienza moderna stia dando contributi importanti. Chi la guarda e la osserva dalla pianura perché non ha avuto modo, non gli è interessato o semplicemente ha difficoltà a farlo, a vedere dove siamo arrivati, non riesce a cogliere questa prospettiva e quindi ha l'idea che la scienza antica sia più ricca e più articolata di quella moderna. Purtroppo non è così, per i motivi che ho detto. Devo dire che concordo con questo tuo punto di vista. Passo velocemente invece alla terza parte, la parte dedicata agli alchimisti, a Mendeleev. La predizione di Mendeleev riguardo le caselle vuote è paragonabile a quella di Einstein rispetto all'esistenza delle onde gravitazionali? Quando hai parlato del ruolo che la scienza ha, diciamo, non solamente nell'osservare, ma anche nel fare previsioni rispetto a quella che poi è la realtà della natura.
Questa è una domanda un po' difficile, nel senso che non credo che esista una risposta, dipende un po' dai gusti delle persone. Io trovo che ciò che ha fatto Einstein non ha forse uguali nella storia della scienza se non con quello che ha fatto Newton e Galileo, perché ha radicalmente cambiato non soltanto la percezione dei fenomeni, ma anche della struttura intima dell'universo, quello che ha fatto Einstein. Da quando Einstein ha capito che spazio e tempo non sono entità separate, ma sono un'unica entità, ha cambiato qualche cosa del nostro modo di vedere il mondo molto più radicale di quello che ha fatto Mendeleev. Per due motivi. Primo, perché tutto ciò che avviene, avviene in un teatro le cui quinte sono lo spazio e il tempo. Quindi aver dato un'interpretazione corretta di che cos'è lo spazio-tempo ha fondamentalmente cambiato il teatro nel quale la nostra visione del teatro nel quale le cose si svolgono. Ma secondo, ciò che ha fatto Mendeleev è stato sostanzialmente capire che esisteva una relazione tra gli elementi. Lui non sapeva qual era questa relazione, quindi lui del modello atomico non sapeva ancora nulla, né di protoni, né di elettroni, né di principio di indeterminazione o di esclusione di Pauli. Ha semplicemente capito che esisteva una relazione. Ha fatto quello che aveva capito Anassimandro, che ciò che è importante non sono le entità fisiche, ma la relazione tra di esse. Ciò che la fisica studia non sono gli oggetti, ma le relazioni tra gli oggetti. Quindi i principi della fisica hanno a che vedere con relazioni. Quindi ha fatto un passo importantissimo, che però non, io personalmente, ma ognuno può dibattere questo argomento a lungo, non lo considererei a livello di quello che ha fatto Einstein. Un po' anche perché ho una passione, Grazie. una riverenza particolare per Einstein. Ovviamente da fisico in generale, da fisico delle particelle ancora di più. Esatto. E passiamo invece ad una domanda arrivata quando stavi parlando dei primi scontri fra bocce, il primo acceleratore di particelle di Thomson e i modelli atomici di Thomson e di Rutherford. La professoressa Severmini gira una domanda da uno studente di quarta del liceo delle scienze applicate Galilei di Crema. Può esistere materia formata da particelle con nucleo negativo e particelle in orbita positive? Esistono e siamo nell'universo, non sappiamo se esistono in numero grande. Di sicuro le sappiamo produrre in laboratorio. Adesso al CERN c'è tutta una generazione, non un solo esperimento, ma una generazione di esperimenti che si pongono proprio il problema di verificare se materia e antimateria sono veramente speculari una rispetto all'altra. Quindi quello che si fa in questo laboratorio, al CERN, in questi esperimenti, è costruire componenti di antimateria. E questo lo si può fare sparando normale materia contro materia. L'energia che rimane disponibile a questo punto nell'interazione è disponibile a creare nuovi stati di materia. E quindi è possibile che nell'interazione una parte di ciò che viene prodotto sia materia e una parte sia antimateria, con tutta una serie di trucchi che si chiamano raffreddamento stocastico. Queste particelle di antimateria che arrivano con energie pazzesche, quindi ribollono fortemente, vengono raffreddate, di modo che possono venire in contatto. Se materia e antimateria vengono a contatto, c'è un grande lampo, c'è un'annichilazione e sparisce tutto, rimane solo luce. Ma se antimateria va in contatto con antimateria, si può costruire un antiatomo, perché uno ha prodotto un antiprotone. Ha prodotto un antielettrone, l'antielettrone può andare in orbita intorno all'antiprotone e si crea un antiatomo. E a questo punto diventa interessante studiare se, per esempio, i salti dei livelli energetici di un antielettrone rispetto ad un antiprotone sono gli stessi di un elettrone rispetto ad un protone. Se sì, questo dimostra uno dei teoremi fondamentali della fisica, che si chiama il principio di carica, parità e tempo, per cui osservare l'universo allo specchio, sia destra-sinistra, sia carica-anticarica, sia tempo che va in avanti che tempo che va indietro, se questa è una cosa che nel nostro universo vale oppure no. Quindi sì, si può fare e non solo si può fare, lo si fa da tanto tempo, ormai da quasi 10 anni. Molto Una bellissima domanda. interessante. Sì, è vero, concordo. Bellissima domanda e ne stanno arrivando tantissime. Addirittura la professoressa Ilaria Campo ci ha girato le domande dei suoi alunni della terza E del Liceo Vittorini di Napoli, che sono una quindicina, quindi non posso farle tutte assolutamente. E
In parte forse a questa hai appena risposto. Se c'è materia, c'è anche antimateria, ma l'antimateria crea danni di livello enorme. Come hanno fatto a crearla in laboratorio? E poi un'altra domanda che forse è più facile da rispondere, come si ottiene lo zero assoluto? O comunque diciamo anche le Dunque, temperature molto vicine allo zero assoluto. partiamo dallo zero assoluto, che è la risposta più semplice. Lo zero assoluto, in linea di principio, la temperatura è il moto degli atomi, delle particelle, il moto reciproco, energia cinetica sostanzialmente. Quando si raffredda, cioè si rallentano le particelle, in linea di principio uno può immaginare una situazione in quale il raffreddamento è tale per cui le particelle si fermano, non si muovono più una rispetto all'altra. Quello è lo zero assoluto. Il problema è che la meccanica quantistica impedisce a una particella di essere perfettamente ferma, perché il principio di indeterminazione dice che non possiamo conoscere contemporaneamente lo stato di moto di una particella e la sua posizione. Ma se una particella diventa ferma, diventa possibile farlo. In meccanica quantistica questo non è possibile, quindi una particella non può mai essere ferma, rimane sempre un minimo di agitazione. Quindi lo zero assoluto è un limite inarrivabile dal punto di vista fisico reale. L'altra domanda, ricordamela. Allora, l'altra domanda diceva che se c'è materia c'è anche antimateria, ma Ah l'antimateria sì, dunque, crea danni di livello enorme, come hanno fatto a creare il laboratorio? noi stiamo creando in laboratorio antimateria da più di 50 anni. Tutta l'antimateria che è stata prodotta in questi 50 anni, messa insieme, non arriverebbe a fare un granello di sabbia. Quindi l'antimateria in un granello di sabbia di antimateria potrebbe fare l'equivalente di un'esplosione atomica di svariate bombe atomiche. Il problema è che noi non riusciamo mai a produrne così tante insieme, le produciamo pochissima alla volta, perché produrla richiede tantissima energia. Quindi quella poca che produciamo è facile controllarla. Si tratta di pochissime particelle di antimateria che noi conteniamo con campi magnetici. Quando ognuna di queste poi viene in contatto con la materia, fa un lampo microscopico, purché il lampo avvenga in una zona protetta con cemento e piombo, noi di danni non ne risentiamo. Bisogna considerare che gli acceleratori sono molto ben protetti, anzi, la maggior parte stanno sottoterra, l'LHC sta 100 metri sottoterra e quindi non c'è nessun tipo di radiazione che può uscire da lì. Quindi di questo si può stare assolutamente tranquilli. Non è come una centrale nucleare in cui una reazione a catena può diventare incontrollata e quindi la temperatura può salire tantissimo, perlomeno negli acceleratori di vecchia generazione. Con un acceleratore basta che venga a mancare la corrente e immediatamente non si produce più nulla. E ci avviciniamo alla conclusione, quindi provo a farti ancora poche domande. Secondo me, provo a unirne, diciamo, qualcuna che ci fanno un po' tornare al nostro punto di partenza. E una professoressa gira una domanda che chiede in che modo stanno dando il loro contributo riguardo alla pandemia. Ne parlavamo all'inizio, appunto, che Dario ci ha raccontato che al CERN provano a studiare le interazioni che si creano tra gli scontri di particelle, non hanno la possibilità di vederle tutte insieme, ha parlato di 600 milioni di interazioni, quindi ne riescono comunque a vedere, se non mi sbaglio, centinaia di migliaia o decine di migliaia. E se sono abituati a vedere ad analizzare questa grande quantità di dati, il loro contributo, come ha detto Dario all'inizio, è proprio quello di mettere a disposizione il loro know-how e la loro capacità di analizzare i dati. Però è arrivata questa domanda che è interessante, che dice: il prof parla che si dovrebbe scattare 600 milioni di foto al secondo, ma ciò è impossibile. Allora, con l'intelligenza artificiale, diciamo noi cosa cercare, ma ciò non pregiudica la ricerca stessa? Questa è una domanda molto profonda e alla quale è possibile rispondere, ma occorre un po' di tempo. Semplicemente noi sappiamo che cosa stiamo cercando. Allora, noi facciamo in modo di eliminare tutto ciò che già conosciamo. Quando un'interazione che avviene non ha componenti interessanti e noi sappiamo quali sono questi componenti interessanti, noi istruiamo il nostro rivelatore a ignorare tutto ciò che già conosciamo. Quindi questo ci permette di studiare ciò che vorremmo studiare, che supponiamo esista, ma ci permette anche di scoprire qualcosa di ignoto, perché semplicemente rimuovendo sono 600 milioni di collisioni ogni secondo. Se a queste applichiamo questi filtri, che ciò che già è noto non deve neanche uscire, permettiamo soltanto ciò che non è noto di venire fuori. Questo
Questo richiede anche intelligenza artificiale, perché per istruire questa macchina dobbiamo dare istruzioni accurate, di modo che ogni piccola parte sappia cosa deve fare nel modo corretto. È un lavoro molto difficile, perché se si sbaglia lì e si cancella qualche cosa che invece avremmo voluto tenere, non ce ne accorgeremo mai. Quindi è un lavoro molto molto accurato, ci sono interi gruppi di persone, università intere che si occupano di questa parte, si chiama Trigger, ed è una delle componenti fondamentali dell'acceleratore. È proprio un po' lo scopo anche della scienza e della fisica, quello di interpretare la natura con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Non riusciremo mai a vedere, ad avere una visione completa e totale, o fare delle misurazioni senza errori. Bisogna sempre continuare a portare avanti la ricerca scientifica e per approfondire e continuare a trovare, diciamo, le tecniche migliori per vedere la realtà. Vorrei solo concludere con una frase su questa cosa, che è un po' il cappellotto di tutta questa presentazione. La scienza non dà risposte assolute. La scienza, il compito della scienza è quella di dare la migliore risposta possibile che si può. Se nell'antichità le risposte erano affette da un grandissimo margine di incertezza, man mano che stiamo andando avanti, ciò che abbiamo capito lo stiamo riducendo come incertezza. Quindi tutto diventa sempre più chiaro, più preciso, non sarà mai assolutamente preciso e indubitabile, ma lo sarà sempre di più. Quindi il compito della scienza è questo qua, ridurre l'incertezza nelle nostre risposte. E con questa bellissima definizione direi che noi ci salutiamo. Stanno continuando ad arrivare decine di domande, ma sfortunatamente il tempo si è concluso. Quindi ringrazio Dario per il bellissimo viaggio che ci ha fatto fare a tutti noi, sperando che ci sia l'occasione poi di farne tanti altri. Grazie a tutti, grazie della pazienza, e magari ci rivedremo in qualche altro seminario. Buona giornata a tutti. Grazie e arrivederci. Bene, anch'io mi unisco ai ringraziamenti, vi ringraziamo di aver viaggiato con noi, voi ragazzi, i nostri insegnanti, e vi ringraziamo anche perché mi sono confrontata adesso velocemente anche con i colleghi del team webinar. Anche noi senza la vostra presenza non avremmo potuto fare questo viaggio incredibile, quindi è stato un arricchimento anche per noi e dobbiamo ringraziarvi. Quindi per i ragazzi direi che se non ci sono indicazioni differenti dagli insegnanti abbiamo terminato.